È stata approvata in Parlamento in via definitiva lo scorso 14 giugno la legge del cosiddetto dopo di noi, titolata Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave priva del sostegno familiare. La legge è stata presentata ad Arezzo in un'iniziativa promossa dalla senatrice Donella Mattesini in collaborazione con il PD di Arezzo e il coordinamento provinciale PD. All'iniziativa ha partecipato anche la senatrice Anna Maria Parente, relatrice della legge. Le novità sono essenzialmente due. La prima è che si aggiorna una legge del 2000, la 328, cioè in sostanza adesso i genitori o chi rappresenta le persone con disabilità possono andare agli enti locali insieme alle ASL e rinnovare, riaggiornare il patto che è già previsto, il patto individuale già previsto dalla legge 328. Esprimendo le proprie volontà su dove vogliono che i genitori stiano i propri figlioli alla loro morte. L'altra grandissima novità è che si occupa del patrimonio dei genitori delle persone con disabilità. In sostanza, quando muoiono i genitori già in vita, già durante il noi, possono stabilire le condizioni del proprio patrimonio che dovrà essere lasciato ai disabili, ai loro figlioli disabili. Possono fare dei trust, dei contratti di affidamento fiduciario, possono lasciarle alle onlus e quindi la legge fa in modo che così facendo non si pagano le tasse di successioni e di donazioni su questo. L'altra novità è che si aumenta la deducibilità delle spese per assicurazioni per figli disabili.